Grazie a tutti e anch'io penso che sia Michele una bella pagina di democrazia. Vorrei dire una pagina libera e autonoma di democrazia. Nei mesi scorsi abbiamo discusso con Introna e lui è stato anche colui che mi ha guidato nella conferenza dei presidenti di consigli, dei consigli regionali ad avviare questo percorso. Lo abbiamo avviato nel corso di questi mesi provando più volte a chiedere al governo di sederci intorno ad un tavolo. Questa storia parte dal settembre 2014 col decreto sblocca Italia e già in quella circostanza molte regioni italiane, sette regioni italiane, avevano impugnato l'articolo 38 dicendo al governo e dicendo al Parlamento quell'articolo 38 proprio sull'attività di estrazione, di ricerca e di estrazione di idrocarburi va al di là delle prerogative dello Stato, invade le competenze delle regioni e degli enti locali, dei sindaci. Eppure da quella impugnativa, da quella scelta fatta dalle regioni italiane, sette regioni italiane, è stato difficile costruire un momento di dialogo, un momento di confronto. Vorrei dire che noi siamo arrivati al 30 settembre del 2015, 10 regioni hanno depositato i 6 quesiti referendari e anche da quel giorno in poi, dal 1 ottobre in poi, nessun tavolo è stato fatto, lo dico con un po' di ironia. Le regioni giustamente sono state convocate sullo SMOT, ma 10 regioni che promuovono un referendum, uno strumento democratico molto rilevante, dovevano avere la possibilità di sedersi intorno a un tavolo e spiegare le motivazioni per le quali noi non siamo contro il governo, non siamo contro Renzi, noi siamo per difendere le nostre comunità, perché a casa nostra vogliamo dire anche noi come la pensiamo. E lo sblocca Italia è stato questo. È stato anche uno strumento per invadere la sfera di competenza delle regioni e degli enti locali. Allora io dico una sola cosa, il referendum ci sarà, chiediamo al governo di proporre l'election day, noi dobbiamo mettere nelle condizioni il popolo di decidere da che parte stare, tra il sì e il no, non tra il sì e il non voto, perché se il governo propone la data del 17 aprile significa fino in fondo che non vuole dare spazio alla partecipazione, peraltro in un momento di emergenza sociale, di difficoltà, buttare 300 milioni di euro per non fare l'election day, per soffocare, per rendere asfittica un livello di partecipazione molto larga, io credo sia un errore. Allora il primo messaggio che noi dobbiamo dare a questa Assemblea è chiedere con forza che il giorno del referendum sia il giorno delle elezioni amministrative, del primo turno delle elezioni amministrative, perché è lì che vedremo da che parte starà il popolo, da che parte staranno i cittadini italiani, perché quando 10 regioni chiedano un governo di cambiare la strategia energetica nazionale, perché è di questo che stiamo discutendo, quel governo deve dare la possibilità, almeno se non vuol costruire questo dialogo, di dire ai cittadini scegliete da che parte state. Credo che questo è il primo passaggio che in questi giorni noi dobbiamo fino in fondo proporre al governo nazionale, forse ancora di più appellarci al Presidente della Repubblica Italiana, che tra il 10 e il 15 di febbraio, su proposta del governo, dovrà decidere questa data. Per noi diventa fondamentale provare a portare gente al voto e nello stesso tempo riaffermare le ragioni dei nostri cittadini e delle popolazioni che amministriamo. Grazie.